Seconda parte di Block Notice, tra poco sentiremo quello che sono state le dichiarazioni del tecnico amaranto Alessandro Dal Canto nel post partita di Piacenza. Matteo, però due paroline per Matteo Brunori dobbiamo spenderle, no? Si è parlato nelle prime settimane di un Arezzo che faccia fatica a far gol, probabilmente a gennaio dovevamo intervenire nel reparto offensivo, però insomma, Brunori è un giocatore che segna ed è uomo squadra decisivo, insomma, due parole bisogna spenderle per questo giocatore. Sì, assolutamente, io credo che poi è anche curioso, no? Se andiamo a pensare anche alle similitudini, no? Due giocatori che vengono dalla Serie D, Serrotti e Brunori, no? Catapultati in un campionato di Serie C con squadre comunque in un girone A, che l'abbiamo sempre detto, comunque è di livello, perché Novara, sì. Alessandria, Virtus Entella, Provercelli, insomma, senza poi dimenticare la Carrarese e gli altri. Pisa, Siena, mettiamoci dentro anche loro. Si sono subito integrati, no? in quello che poteva sembrare un calcio di provincia, quasi quello di Serie D, si sono ben integrati in questa Serie D. Brunori è sicuramente il giocatore che magari al di là dei gol ha fatto vedere, insomma, si è fatto apprezzare anche magari per queste rincorse, per il fatto che è uno dei primi difensori andando in pressing. Forse credo che io stesso, così come penso anche altri, non ci si aspettava, insomma, che riuscisse ad andare in gol, perché sembrava più per caratteristiche una seconda punta, invece per adesso si sta dimostrando forse il giocatore con rendimento più alto dal primo minuto, perché a livello statistico Persano è stato più decisivo, ad esempio quando è entrato, certo, a partita in corso. Sicuramente sta trovando la sua dimensione, poi come ha detto lui stesso, come ha detto Brunori in un'intervista a un quotidiano di Parma, insomma il suo obiettivo è chiaro, lui è di proprietà del Parma, ha detto mi piacerebbe tornare a Parma e partire in ritiro con la prima squadra gialloblu. E beh, vorrebbe dire che avrebbe fatto molto bene in questa stagione, e sicuramente se segna Brunori l'Arezzo sicuramente può rimanere molto in alto in classifica. Allora andiamo a sentire quelle che sono state le dichiarazioni di Alessandro Dal Canto ieri nel post partita di Piacenza. Mister, una bella soddisfazione, l'Arezzo l'ha vinta anche con quel cinismo che a volte è mancato, che invece stasera ha consentito alla squadra di mettere le mani su tre punti pesantissimi e anche sul primo posto in classifica. Sì, è stata una partita difficile dove il primo tempo loro ogni volta che sono ripartiti hanno creato situazioni pericolose per poter far gol. L'avevo detto ieri che era la loro caratteristica migliore, due giorni fa che era la loro caratteristica migliore, perché sanno di essere solidi, infatti il primo tempo non abbiamo quasi mai tirato in porta, anche se secondo me abbiamo condotto noi per tipologia la partita e loro nelle ripartenze hanno tentato di farci male, però lo sapevo che la partita poteva prendere questo canovaccio qua, quindi non ero stupito. Il secondo tempo siamo stati bravi nel rubare due palloni e nel concretizzare quello che abbiamo prodotto, però non siamo neanche mai andati in affanno. È un altro esame superato, no? Per mille motivi, ambientale contro una squadra che comunque era in testa fino a 90 minuti fa. Questo primo posto cambia qualcosa, mister, adesso, anche nella percezione dei suoi giocatori? No, con i ragazzi abbiamo parlato tutta la settimana, oggi compreso prima della gara, di questi aspetti qua, perché sembra che quelle dichiarazioni che ho fatto domenica scorsa abbia fatto scoppiare una guerra nucleare, invece guerre nucleari dentro il mio spogliatoio non ce ne sono assolutamente, dobbiamo stare un pochettino tranquilli. E non farci prendere da manie di grandezza che oggi nuocerebbero e basta. Noi facciamo sempre quello che dobbiamo fare, alle volte ci riesce, alle volte non ci riesce. Quando non ci riesce sono qua io per i miei giocatori, però con loro non c'è mai stato nessun tipo di problema. Oltretutto, se c'è dei problemi su una squadra che in 13 partite ne ha persa una, era un problema se per sbaglio ne perdevo tre consecutive, grosso pure, però va bene così. Adesso, allora, nessuna guerra nucleare, come ha sottolineato Dal Canto, ecco, però anche quelle parole dell'allenatore poi nel post partita, dopo la gara contro la Carrarese, lui ha detto abbiamo parlato molto in settimana, che settimana è stata quella che vi ha portato a Piacenza, anche rispetto poi alle due vittorie sfumate nel recupero? Beh, è durato veramente, lo sfogo del mister è durato veramente poco, perché comunque ci ha fatto un discorso alla ripresa, è un discorso ben chiaro che noi abbiamo metabolizzato e che si è manifestato nella preparazione della partita con il Piacenza. Diciamo che è stato abbastanza cinico, ci ha detto due concetti che dovevamo attuare e poi abbiamo preparato durante tutta la settimana quella che era uno squadrone da affrontare come il Piacenza. Ecco, quindi
cosa vi hanno insegnato quei Novara e Carrarese che poi avete messo in campo, cioè nel senso, ma anche in prospettiva, no? Non è che ci ha insegnato qualcosa, ci ha ribadito il fatto di come funziona il calcio, perché alla fine il calcio va ad episodi, sbagli, subisci e quindi porti a casa non tutto ciò che meritavi. Noi questo lo sapevamo già dal triplice fischio dopo entrambe le partite. E decisamente va detto che comunque non c'è bisogno di inventarsi niente, perché alla fine sì, si parla, si fanno numeri, si dice potevamo fare, no, non potevamo fare niente. Quando un compagno di squadra fa un errore, un altro compagno di squadra non riesce, magari che ce la mette tutta, ad intervenire per cercare di proteggerlo, non ci siamo riusciti e ci prendiamo quei due pareggi e questa splendida vittoria, andiamo avanti. Lo scorso anno tu hai avuto Massimo Pavanelle, che chiaramente ad Arezzo ha lasciato un ricordo comunque indelebile, perché salvarsi con il meno 15, insomma, voi avete fatto parte della cosiddetta impresa totale, resterà nella storia dell'Arezzo. Dal canto ha avuto il merito di, sembra paradossale, ma far dimenticare quello che soltanto pochi mesi fa siete riusciti a fare. Ti chiedo qual è la qualità principale di questo allenatore che ti ha stupito e dove è riuscito comunque a toccare le corde giuste sia a voi, tra virgolette, più anziani che con i giovani. Beh, senza dubbio si può vedere, no, che lui è un ottimo comunicatore, perché alla fine veramente riesce con poche parole a farti capire quanto sia importante la prestazione personale e di squadra, perché alla fine se si vuole cercare di far bene in questa categoria, che io chiamo tra virgolette un po' l'inferno del calcio, perché se fai bene stai lì per il successo totale, ma se invece fai male stai veramente magari nel dilettantismo, che vuol dire comunque non credere più tra virgolette in quel sogno, anche se ci sono magari vari esempi di come la gente è riuscita a riarrivare. Però la sua comunicazione con delle frasi ben dettagliate riesce veramente a scatenare dentro di te quella ferocia che ti fa andare in campo e ti fa dare il massimo. Penso che l'arma in più sia quella. Poi è bravo soprattutto per la sua esperienza, avendo lavorato sia con i giovani che con i più grandi, sa come prendere sia i giovani che i vecchi, quindi in questa amalgama, in questo gruppo, lui è senza dubbio l'arma principale. Ecco, adesso entrando un po' nel personale, quest'estate comunque non è un mistero, avevi anche comunque delle offerte da altre formazioni, potevi anche andare via. Alla fine come sei arrivati a questo rinnovo di contratto? Perché hai scelto comunque di legarti all'Arezzo così a lungo? Pieroni, quando è stato qua qualche settimana fa, ha detto Luciani lo conoscevo come calciatore, però mi ha conquistato come uomo. Anche il rapporto con la società, cosa ti ha convinto comunque in questi mesi? Diciamo, i contratti si fanno in due. Diciamo che tra me e la società, parlo sia per Pieroni, Testini e i due presidenti Anselmi e La Cava, c'è sempre stato trasparenza, e non conoscendoci ci siamo conosciuti con questa trasparenza che abbiamo tutti quanti, ed è stata una stupenda conoscenza, perché alla fine diciamo c'è una stima reciproca che ci diciamo più volte. Però per me veramente ha sempre deciso questa società, che gli va dato atto e dei meriti di come hanno costruito questo splendido progetto. Loro sapevano tutte le mie trattative e loro avrebbero deciso per me insieme al mio procuratore, chiaramente io magari arrivavo come ultima ruota del carro, però il mio interesse dopo una sofferenza così grande è sempre stata quella di poter raccontare quello che abbiamo subito l'anno scorso alla gente che c'è quest'anno in spogliatoio, perché alla fine che penso sia comunque un'arma che ci può favorire. Io desideravo comunque rinnovare il contratto, loro lo sapevano, loro mi hanno preparato questa splendida sorpresa, ci siamo venuti incontro, ci siamo messi d'accordo e poi abbiamo festeggiato, penso, nel migliore dei modi. Il ruolo di vice capitano, te l'aspettavi? Come l'hai saputo? Chi l'ha deciso, insomma, poi di darti questi gradi? Non me l'aspettavo affatto. Mi immaginavo che Nello sarebbe stato il nostro esempio, ma io ho sempre detto che comunque un capitano non ha bisogno di una fascia al braccio, perché un capitano lo si è dentro lo spogliatoio, lo si è in mezzo al rettangolo verde e lo si è nella vita privata. Io ho sempre detto che comunque quest'anno sarei stato uno dei più grandi dentro lo spogliatoio e quindi con i miei comportamenti avrei dovuto
se posso permettermi, magari insegnare qualcosa ai più giovani, no? E quindi questa stima nei miei confronti mi è stata data, l'ho scoperto nella partita di Coppa Italia contro la Lucchese a inizio campionato. Stavo leggendo la lista degli avversari, invece di prendere la loro ho preso la nostra e vidi quella VC a fianco al mio nome. E sono sincero, dentro di me c'è stata un'emozione grande, ma come ripeto, capitano può essere tranquillamente Fabio, Carlo, lo stesso Giacomo, assolutamente tutti quanti, di noi che siamo i più grandi, perché non fa differenza. Ecco Matteo, sentendo parlare anche Alessio Luciani, no, forse si capisce perché questa squadra comunque è lassù in testa alla classifica. Chi lo scorso anno ha vissuto quell'esperienza che è professionale ma anche umana, è poi riuscita a trasmetterla ai giovani, e non è un caso, no, che abbia scelto di rinnovare Luciani, abbia scelto di rinnovare Foglia, abbia scelto di spalmare il proprio contratto Cutolo già in estate. Questi insomma sono segnali importanti. Sì, sono segnali importanti al di là, insomma, rispetto al giocatore, no, che firma il contratto, anche da parte della società, perché a volte, no, viene da pensare che quello che hanno fatto loro l'anno scorso è come la vittoria di un campionato, a volte ti porta via magari anche qualche energia mentale, un po' di fame, un po' di stimoli, devi cambiare forse a volte per ritrovarli. Questo ha dimostrato che così non è stato, e poi comunque sia, non dimentichiamoci una cosa, ad Arezzo è dai tempi della vecchia CIA Arezzo che si parla di un progetto, si parla di giocatori che venivano acquistati a settembre e venivano rimandati via a maggio. È sempre stata anche la voglia comunque di avere uno zoccolo duro. Già il fatto di avere Alessio, che ha rinnovato fino al 2021, Foglia, mi ricordo la telefonata con Alessio e Foglia nell'occasione del rinnovo, lo stesso Foglia che ha detto: per me è stata quasi una scelta di vita, perché se arriva la scadenza del contratto avrò 32 anni. Quindi da una parte una scelta da parte loro, dall'altra anche da parte della società. Io credo che da parte loro è stato anche lo stesso rinnovo, una molla in più per dimostrare il proprio valore, il fatto di comunque di meritare questa categoria dopo l'inferno che è accaduto la scorsa stagione, e tornando a giocare in quello, come ha detto Alessio, che è l'inferno, insomma, questa Serie C del calcio professionistico. Beh, assolutamente. Matteo, abbiamo accennato, no, anche a quello che sarà il mese di dicembre. L'Arezzo comunque avrà molte gare in casa, questo può essere comunque un vantaggio da sfruttare. E poi una considerazione che voglio fare anche con Alessio: comunque i molti recuperi che devono fare anche le altre squadre, quanto può essere in questo momento del campionato un vantaggio per l'Arezzo? Abbiamo visto l'Entella ieri comunque ha perso dopo un filotto incredibile di partite, quindi è un campionato in cui nessuna gara è scontata. No, nessuna gara è scontata, poi sicuramente avere 7 gare racchiuse in 28 giorni, perché la prima si gioca il 2, l'ultima si gioca il 30 di dicembre, la distanza ravvicinata, sì. Si giocherà il 23, 26 e 30, può capitare di tutto. Da parte dell'Arezzo ci sono sicuramente queste 5 partite in casa, il fatto che comunque l'Arezzo in casa ha sempre la spinta del pubblico, che comunque può fare chiaramente la differenza. Non dico che sono già dei match ball, però sicuramente possono essere vari punti importanti, questi qui, da avvicinare a un obiettivo, poter giocare con più tranquillità dopo il giro di boa. Sinceramente il mese di dicembre per me è importante, però quello che mi preoccupa a me personalmente, come sempre è stato, è gennaio, perché quelle tre settimane, il campionato sarà fermo per tre settimane, tre settimane di sosta, poi si riparte a gennaio, ci sono 2 settimane solo di mercato, e lì, sì, lì può capitare di tutto sinceramente. Ecco Alessio, guardando anche al calendario, no, avete molte gare in casa, e poi ti chiedo rispetto anche alla concorrenza, Entella su tutte, lo stesso Provercelli, Piacenza che deve recuperare comunque due partite, quanto può essere per voi un vantaggio il fatto comunque di non avere recuperi? Avete esaurito quello con la Provercelli, adesso comunque giocherete da calendario. Sì, non so quanto sia il vantaggio, però posso dire quanto sia lo svantaggio. Perché ricordiamo che lo scorso anno l'Arezzo, l'ultimo mese e mezzo di campionato, ha giocato 28 partite. Ti dico, non è facile, perché alla fine, sai, giochi sempre, prepari sempre partite, quindi non è assolutamente facile. Da parte nostra sappiamo perfettamente di molte gare in casa, e uno non vuole mai mettere le mani avanti, perché magari in questo lavoro non bisogna mai farlo, però dico, sarà dura. Abbiamo delle gare casalinghe in cui affrontiamo domenica la Pro Patria, poi l'Alessandria, e poi abbiamo la Virtus Entella, quindi dobbiamo aspettarci delle truppe che verranno senza dubbio a cercare di toglierci dei punti qui tra le mura amiche, ma noi da parte nostra abbiamo questo splendido cubo, questo splendido pubblico, perché la curva veramente ci sta supportando in una maniera encomiabile. Diciamo che li sentiamo vicini, e questa cosa ci dà una marcia in più.
Ecco Alessio, ti chiedo, siamo quasi in conclusione, quale può essere il pericolo, se c'è un pericolo in questo momento, se comunque il fatto che settimana dopo settimana aumentano le pressioni, perché è chiaro che se l'Arezzo è in testa alla classifica, oggi nessuno parla più di salvezza, questo è inevitabile, come si fa a avere equilibrio, però come dire, evitare di esaltarsi? Perché io penso che il pericolo sia non cercarci noi il pericolo, perché alla fine se cerchiamo di continuare su questa linea d'onda in cui non facciamo dei proclami e cerchiamo veramente di basarci su ciò che erano state le parole della società inizio anno, lì è l'arma nostra vincente. Quindi sì, io lo so perfettamente che la gente vorrebbe sentirsi dire quest'anno vinceremo il campionato, però non lo possiamo dire, e noi possiamo assolutamente dire che già da domenica contro Pro Vercelli vogliamo assolutamente vogliamo tornare assolutamente alla vittoria, perché l'ultima volta avevamo vinto contro Pro Vercelli, mi sono ripreso. Giusto così, tra l'altro ricordiamo che l'Arezzo in trasferta non vinceva dal 16 settembre a Lucca, quindi ieri comunque ha interrotto un digiuno abbastanza lungo. Allora, siamo in conclusione di questo secondo blocco, quindi prima parte di block notice relativo e riguardante l'Arezzo. Prima dei saluti, Riccardino da casa saluta Alessio Luciani, quindi lo facciamo, se no poi si arrabbia. Saluta Riccardino, mio grande amico. Assolutamente, è un grande tifoso, ringraziamo e salutiamo anche Riccardo. Alessio, grazie, in bocca al lupo ovviamente a te e ai tuoi compagni per quanto state facendo e per le emozioni che state regalando al pubblico aretino. Matteo Marzotti lo ritroveremo anche nel blocco successivo. Adesso pubblicità e poi terza parte di Block Notice.